Vitaliano Bilotta, la saggezza viene dalla pluralità delle vite, aracne editrice. I maestri ripetono che tutto è acquisizione e niente è regalia, per intendere che tutto è frutto della fatica evolutiva conquistata attraverso le molteplici esistenze. Questo esige la perfezione della legge. Allora, come si fa a credere che una persona che ci appare saggia lo sia a caso, o che abbia conquistato la sua saggezza in una vita soltanto? È probabile invece che quella persona sia un'anima antica, che abbia attraversato tante vite, traendone il succo evolutivo. 18. Mamma. È vero che stai meglio, mamma? Stanotte ti ho sognata su una riga bianca che forse simboleggiava la tua vita, che certo è stata dura, ma è passata. Lo so che ora appartieni a un'altra dimensione. Ricordi quando andavo alla colonia e mi salutavi correndo lungo il treno che partiva, con il bordo della gonna in una mano e nell'altra il basco bianco da infermiera? Riesci a ricordare? E se riesci, mi vieni ancora in sogno? Commento. Certo, ti verrò in sogno ogni volta che farai un sogno astrale, che ti metterà in contatto col mondo nel quale adesso vivo.